Parlamento, che una democrazia parlamentare come la nostra si fonda sulla fiducia del Parlamento, vuol dire sulla maggioranza che c'è il Parlamento. Il Parlamento è una maggioranza fatta da uno o più partiti e un'opposizione fatta da uno o più partiti. Ciascuno ha il suo ruolo. La componente di maggioranza del Parlamento è tenuta a sorreggere le iniziative del governo. Stop. Così funziona il governo parlamentare. Così funziona in Germania, così funziona in Inghilterra, così funziona in Spagna, così funziona per tutto. Non è che ci sono due cose diverse. Ma comunque, giustamente, i parlamentari hanno la possibilità di incidere sulle proposte, di fare le loro, eccetera. E qui hanno cambiato, hanno aggiunto. La cosa che lui diceva, che secondo me forse particolare tecnico per il nostro pubblico, ma insomma, il ricorso diretto alla Corte è un emendamento fatto in Parlamento. Quindi, anche questo. E non è, altra bugia, una riforma di stretta maggioranza. No, le riforme si fanno per unire, non per dividere. Grazie a Carlo. Certo. Ma non è che si fanno solo se siamo tutti d'accordo, perché questo vuol dire che tutti hanno il potere di veto, ma questo lo capisce anche un bambino. Se questo gruppo, questa fila di 25 giovani democratici decide di andare al cinema e ciascuno c'ha il veto, si va solo al film che voglio vedere io e vado da nessuna parte, o andranno in 5 cinema diversi, c'è mezzo. Se si danno un criterio per cui tre decidono, si mettono d'accordo, allora può funzionare. Quindi, maggioranza. La riforma è stata votata tre volte al Senato, tre volte alla Camera, con percentuali rispetto alla composizione delle Camere, dal 56, 57 e in un caso 58%. 58% non è poco in Italia, se considerate come sono divisi i gruppi parlamentari. 58%. Basta che pensiate che se si raggiungesse il 66 non ci sarebbe neanche un referendum. Il referendum c'è perché la maggioranza è meno dei due terzi. Quindi, non solo, andiamo alla sostanza, non solo ai numeri. Questa è una riforma che è stata largamente condivisa fra centro-sinistra e centro-destra. Adesso se lo sono dimenticati tutti. Questo è un paese strano, guardate. Cioè, e io credo di conoscerlo abbastanza, però mi stupisce, o meglio, mi stupiscono le persone. C'è un signore che si chiama Schifani e che è stato presidente del Senato, perché è un esponente che era berlusconiano, poi è di quelli che, lo ringraziamo con gli altri, hanno sostenuto il governo Letta senza seguire il diktat di Berlusconi, ma che di recente ha deciso di tornare a Berlusconi, infatti suoi. Ma siccome era una maggioranza, ha votato la riforma tre volte, e un senatore la poteva votare solo tre volte, e l'ha votata tutte e tre le volte. Sì, 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 presidente del comitato del no di Berlusconi. Beh, io capisco che in politica la gente ha opinione, no? Certo, ma c'è un limite a tutto. C'è un limite a tutto. Allora, questa riforma, ricordiamoci, che nasce per l'impegno messo da Napolitano e dalle forze politiche, per gli sforzi del governo Letta. Sforzi, peraltro, esauritisi non a causa di Letta, ma proprio a causa della vicenda di Berlusconi, ricordate, fu cacciato dal Senato perché condannato in via definitiva per frode fiscale, ce lo ricordiamo. Allora fu quello il momento in cui lui, indignato, ritirò dalla maggioranza, perché il governo Letta era partito con la maggioranza PD più alcuni centristi e tutto il centrodestra. Poi è rimasto il PD, i centristi e quel pezzettino di centrodestra intorno ad Alfano, per intenderci, per capirci, il ministro dell'interno. E questo perché, allora, La riforma elettorale e costituzionale nasce per l'iniziativa del PD, per l'iniziativa di Renzi, il quale dice, vabbè, qui per fare riforme bisogna andare con qualcuno, giustamente. Dato che il Movimento 5 Stelle, per sua scelta legittima, non è disponibile, no? Non è disponibile.
altre forze, perché la sua strategia politica, lo sappiamo, è quella di denunciare che le altre forze sono tutte ugualmente da mandare a casa, che siano di destra e siano di sinistra, mentre il Movimento 5 Stelle è una cosa tutta diversa, eccetera, eccetera. Quindi loro non collaborano con nessuno. Ora, se voi avete un sistema a tre, se siamo noi tre, dobbiamo fare maggioranza, e io, facciamo finta se il Movimento 5 Stelle, dico no, io non collaboro, né con te, né con te. A questo punto o si fanno elezioni finché qualcuno fa astinimento, oppure tutti e due si mettono d'accordo, perché soluzioni diverse non ce n'è. Questo è elementare. E questo è quello che Renzi ha fatto. Ecco perché il famoso patto del Nazareno, che più o meno gli stessi si oppongono, o quasi, già tenuto, non si doveva fare. Il paese è chi lo manda avanti, punto. E quindi sul patto del Nazareno si è costruita la riforma elettorale e la riforma costituzionale. Il centrodestra berlusconiano, quello che ne rimane, la riforma elettorale l'ha votata tutta. Nel testo attuale, comprese le virgole, i punti e gli spazi vuoti. Perché l'ha votata la seconda volta il 29 di gennaio del 2015. Poi, come forse qualcuno ricorderà, e a chi non è pratico di queste cose gliene importa il giusto se l'è dimenticato, ci fu l'elezione di Mattarella, Berlusconi si ritenne non sufficientemente coinvolto, ma non ne so niente, quindi non prendo partito su questo, sta di fatto che decise basta, finito, di Renzi non mi fido, e tutto il contributo che avevamo dato, hanno dato un contributo di emendamenti, di cose, sia la riforma elettorale sia la riforma fiscale, è diventato tutto male, tutto cattivo e non l'hanno votato.